Esperienza, competenza e professionalità hanno fatto diventare grande il presidente del San Gaetano Catanoso, Gianluca Califano. La sua squadra ha perso, ma lo abbiamo detto anche nella telecronaca, ha avuto la palla giusta sull'1-0, sull'1-1 e sul 2-1. Sì, oggi abbiamo cercato in tutti i modi di fare il risultato, purtroppo abbiamo affrontato una grande squadra che comunque con una grande esperienza è riuscita a portare questi 3 punti a casa. Noi eravamo riusciti a passare in vantaggio con un gol da grande attaccante di Salvatore Modafferi che sullo scadere quasi del primo tempo aveva appunto portato in vantaggio la nostra squadra, poi un paio di minuti dopo, proprio a tempo scaduto della prima frazione di gara, il Borgo ha trovato il pareggio che purtroppo poi ci ha portato negli spogliatoi sul risultato di parità, però avevamo, devo ammettere, disputato un grandissimo primo tempo. Mister Nino Falduto, uno dei mostri sacri del calcio dilettantistico calabrese, grandissimo giocatore ma anche come allenatore, è sulla breccia. Una bella partita oggi, solamente il risultato vi penalizza, ma avete messo alle corde in più di una circostanza la capolista. Sì, penso proprio di sì, insomma sotto questo aspetto i ragazzi hanno capito l'importanza della gara, che era un pochettino, voglio dire, pesante come aspetto. Ovviamente il Borgo era prima in classifica, quindi si figuri se la partita era abbastanza tosta, però i ragazzi hanno recepito abbastanza bene, voglio dire, a livello agonistico, a livello di concentrazione abbiamo fatto una grossa base, siamo passati in vantaggio. Poi sfortunatamente, forse a 30 secondi della fine, prendere il pareggio un po' ci lascia un po', ci penalizza, no? Perché magari vai sul primo tempo sullo 0-1, insomma, pareggiare poi nel secondo tempo ancora diventa sempre più difficile per il Borgo, ma comunque. Mister Antonio Cormaci evidentemente soddisfatto, perché il Montepremi sta aumentando a vista d'occhio, oggi la sua squadra ha disputato un grosso match, ha creato tantissimo, purtroppo non è riuscita a concretizzare un po' il tallone di Achille di questa squadra, però ha impressionato sul piano della scherma, sul piano tattico, tecnico, agonistico, spettacolare, atletico, e chi più ne ha più ne metta. Sì, non era facile reagire subito dopo quel gol, credo viziato pure, fosse fuori gioco, però ci sta, però siamo stati bravi subito a pareggiare alla fine del primo tempo e poi abbiamo davvero fatto una grossa prestazione contro una buona squadra, perché loro erano temibili soprattutto in contropiede, dicendo, avendo dei buoni attaccanti, ma una squadra davvero ottima, una delle più belle squadre che ho visto, l'avevo già visti giocare nel derby col Pellaro, quindi sapevo della loro forza.